16 ambienti diversi per oltre 160 opere d'arte moderna, presentata alla campagna di comunicazione #900buonaccorsi in attesa dell'apertura ufficiale il 7 dicembre 2014. Il sindaco di Macerata Carancini ha voluto presentare l'evento con la giunta al completo per ribadire che Palazzo Buonaccorsi diventa il simbolo di Macerata, città della cultura, come Palazzo Ducale per Urbino. Inaugureremo il 7 di dicembre. La data non è casuale, come spesso ci capita di scegliere, perché è esattamente a 5 anni dall'inizio di questo viaggio che è avvenuto con l'apertura dell'allestimento che riguardava le carrozze, che aveva coinvolto la giunta precedente. Quindi esattamente a 5 anni di distanza chiudiamo questo viaggio, ed è un viaggio che spero faccia ritrovare a casa tantissimi maceratesi. L'idea che accompagna l'intero progetto è quella di una casa dell'arte aperta a tutta la città. Oltre 20.000 manifesti invito saranno inviati alle famiglie maceratesi. Ci piacerebbe che Palazzo Buonaccorsi venisse scoperto attraverso l'arte moderna, venisse scoperto da tutta la città, e per questa ragione manderemo un invito ad ogni famiglia affinché possano conoscere, sapere e comprendere, essere consapevoli di quanta ricchezza ha questa città, di quanto talento può esprimere questa città, e lo vogliamo fare in una festa appunto che sia questa volta dei maceratesi. Carancini ha aperto la conferenza citando una frase di La Pira: passi accanto alla città e non sai cos'è la città. Io credo di non dire una sciocchezza se, pensando alla città, ancora abbiamo persone, giovani, anziani o persone di qualsiasi genere, che non sanno che cosa è Palazzo Buonaccorsi.